Buonasera a tutti e questa sera abbiamo un altro personaggio che fa parte della storia del mosaico di Andreina, un carissimo amico che io ho conosciuto nel 1920, no, sto scherzando, nel 95. Abbiamo fatto un percorso insieme perché partecipavamo a una kermesse letteraria, io come artista e lui come giornalista. Lì ci siamo incontrati. E a quel punto è nata questa amicizia che poi ha visto Marco Grosso, perché stasera abbiamo Marco Grosso con noi, diventare anche il presidente dell'Associazione Culturale Zecchelli. Ovviamente lui lo è stato fino al 2019, però è cresciuto con la nostra realtà, quindi ha fatto il presentatore agli eventi musicali e agli spettacoli. È stato amico nostro per tanti anni e lo è ancora, ovviamente. Ha visto crescere quest'opera dall'inizio e quindi vorrei che lui ne parlasse. Ciao Allora, Marco, intanto ti buongiorno. ringrazio delle belle parole e soprattutto per il fatto che abbiamo condiviso un percorso insieme da tanti anni e la cosa principale è che noi siamo amici da tanti anni. Poi tutto il resto è importante, ma è l'amicizia quella che conta e che ci ha permesso di condividere tantissimi progetti. Allora, io ho visto nascere l'Associazione Zecchiele. Ho visto svilupparsi il mosaico, per cui diciamo che ho visto percorrere questo cammino fin dall'apertura della porta e dai primi passi per andare verso l'esterno. Ed è stato molto interessante, molto bello, dovrebbe essere anche per voi interessante dal mio racconto capire come tutto è nato da poco, nel piccolo, perché quando è nata l'associazione. Se non mi sbaglio, eravamo 4-5 persone che si erano riunite in una stanza e tra due chiacchiere e due risate abbiamo deciso di mettere in piedi l'associazione Ezechiele per poter sostenere il progetto del tuo mosaico, il mosaico di Andreina. Quindi siamo partiti veramente come i carbonari con un tavolino e quattro sedie, se ti ricordi, e adesso siamo a un punto dove. Questa realtà è diventata qualcosa di veramente internazionale, mondiale, si è espansa in una maniera incredibile e io non posso che esserne che contento. Questo per dire che Andreina, per chi ci ascolta, è veramente partita con i piccoli passi, ha iniziato a fare i piccoli passi, poi sempre più grandi, sempre di più, ha iniziato a coinvolgere sempre più persone e vista la bontà dell'opera e la serietà dell'associazione nel proporre poi tutto il tipo di iniziative legate al mosaico, ma anche collaterali, anche artistiche, culturali o di intrattenimento. Io posso dire di essere stato uno dei privilegiati che ha visto nascere e sviluppare dal piccolo a diventare qualcosa di grande. Quindi, dai quattro mattoni che sono stati messi come fondamenta a un palazzo che sta crescendo, si sta espandendo. Quindi, vi assicuro che c'è stato dietro un lavoro incredibile, un lavoro fatto di tante persone che, ecco, questo lo tengo a sottolineare. Nel tempo, piano piano, si sono aggiunte al nucleo originale e ognuno con le proprie competenze, con le proprie capacità, ha saputo sviluppare quella parte di progetto per farlo diventare quello che è adesso, che è sotto gli occhi di tutti, che è un progetto riconosciuto in tutto il mondo e apprezzato non solo in Italia, non solo Arezzo, non solo Indicatore, ma in tutti i paesi del mondo, ecco. Mamma mia, Marco, di la verità, è stata un'avventura. Quante volte hai pensato, ma io davanti a me ho una pazza? Di la verità, lo hai pensato? Allora, qualche volta ho pensato questo, ma chi ce lo fa fare di buttarsi in un'avventura del genere, chissà cosa succederà, chissà che ci sono stati dei momenti di esaltazione, dei momenti di scoramento assoluto, dei momenti in cui pensavamo di spaccare il mondo, dei momenti in cui pensavamo di sotterrarci 30 metri sottoterra. Abbiamo passato tutte le gambe emozionali, dalle più belle alle più brutte, se ti ricordi, però È verissimo. alla fine abbiamo trovato un equilibrio e siamo qui, siamo ancora qui. Con tante energie e voglia di fare. Ma poi ti ricordi quando abbiamo
creata, che poi abbiamo inventato queste manifestazioni, no? Wall art, mosaic art, tutto legato ovviamente al mosaico, e ci siamo trovati in delle situazioni imbarazzantissime, però. Hanno legato i comunicati stampa che tu scrivevi all'ultimo momento, questa che ne so, questa preoccupazione, no, del non riuscire ad andare avanti perché le mani erano veramente poche, veramente poche. Tu e Carla avete fatto tantissimo, tra l'altro, voi pensate, ci troviamo davanti a una coppia funambolica perché abbiamo un giornalista e un medico, che poi è diventato anche il medico del mosaico ogni volta che noi abbiamo avuto bisogno per i nostri ospiti. Quindi questi sono due amici veramente a cui sono legata tantissimo, non solo dal tempo, ma anche dall'affetto e da tutto quello che hanno fatto. Marco, raccontiamoci qualcosa perché è giusto che Oh, iniziamo a parlare. gli episodi comici sono stati tantissimi. Io voglio ricordare quando abbiamo. Questo è stato meraviglioso perché ha dimostrato che con la buona volontà e con l'iniziativa si può fare di tutto. Ti ricordi quando abbiamo fatto quell'iniziativa all'aeroporto di Molimpresso? Abbiamo dovuto, abbiamo in meno penso in 2 ore, messo a tavola 200 persone. Abbiamo dovuto all'ultimo minuto spostare, apparecchiare, sparecchiare una ventina di tavoli nel giro di un'ora. E ti Abbiamo ricordi quando fatto un andavamo salto mortale. a cercare la torre di controllo? A cercare la torre di controllo che poi era uno sgabbiottino, però sono momenti indimenticabili che ricordiamo sempre con affetto perché. Diciamo che abbiamo fatto tante cose, abbiamo imparato a fare tante cose soprattutto. Questa era proprio la volontà e la passione. Infatti io dico sempre, con la volontà e la passione si impara le più grandi cose. La cosa buffa ora che mi viene in mente di Volarte, la prima edizione, che c'era la nazionale paramotoristi, quindi sono venuti, no, questi eroi del cielo che poi si sono aggregati ai paracadutisti, agli aeromodellisti, ai piloti dell'aeroporto di Arezzo, e quindi era difficile gestire tutte queste realtà perché tutte volevano volare, però in realtà farlo insieme era veramente difficile e pericoloso per loro e per il pubblico. Quindi mi ricordo questa giornata funambolica, veramente simpaticissima, guarda, simpatica. Poi quando siamo andati in aereo, perché ovviamente noi abbiamo voluto volare, no, con questi Piper, che sono questi piccoli aeromodelli. Sì, Poi no, aeromodelli no, sono degli un'esperienza aeroplani, però, un po' piccolini. un'esperienza meravigliosa, oserei dire. E ti Io ricordi non avevo quando? mai volato nella mia vita, mai. E il mio battesimo del volo non è stato, non so, su un aereo della Ryanair, dell'Alitalia, no, su un Piper di quelli sgangherati tipo Bud Spencer e Terence Hill. Bellissimo. Da lì, quando sono sceso, a parte ti ho ringraziato perché ho avuto questa grande opportunità di poter volare. Ho detto, se ho volato in queste condizioni posso volare anche, Sì, non so, con i grandi attaccato a una compagnie. corda, a una mongolfiera. E ti ricordi quando il presidente a un certo punto ha tirato fuori dal pannello di controllo un pezzo e noi siamo rimasti così, Sì, io con il fiato sospeso ci fece lo con scherzo. un Ci fece lo scherzo che l'aereo sarebbe precipitato, che lì era rimasto. Ecco, queste sono tutte cose che magari per qualcuno possono sembrare stupide o invece sono state il cemento e la colla per in qualche modo attraverso l'amicizia anche coinvolgerci tutti l'un con l'altro e portare avanti questo progetto anche con uno spirito sereno e armonioso. E di collaborazione, perché dove c'è l'amicizia, dove c'è anche la risata, lo scherzo, là puoi lavorare bene, perché se lavori in armonia con gli altri puoi sviluppare meglio e questa cosa traspare negli altri, che vedono che tu ti stai divertendo, allo stesso tempo tu fai qualcosa per gli altri, che sia il progetto artistico, che siano le iniziative solidali o a vantaggio magari delle persone più deboli. Però quello spirito di fondo, di amicizia, di armonia, anche di scherzo,
È una colla che è indistruttibile, secondo me. Indistruttibile. Comunque noi abbiamo vissuto il crowdfunding per la Fondazione Cuore si scioglie, abbiamo vissuto Mosaic Art che oramai nel 2020 doveva arrivare alla quinta edizione, che è questa manifestazione in cui vengono invitati artisti da tutto il mondo a realizzare dei pezzi di mosaico, ovviamente, per il nostro mosaico, il mosaico di Andrina, in 2 giorni in via Bicchieraia, in concomitanza con la Fiera dell'Antiquariato. Anche lì veramente esperienze uniche. Oppure i nostri spettacoli alla chiesa con il maestro Massimo Nasorri, i suoi ragazzi, chi canta, e noi che dobbiamo allestire. Siamo veramente pochissime persone, quindi ci dobbiamo occupare anche della logistica in quel momento, no? Questi spettacoli con 80 ballerini, che per noi era una cosa veramente incredibile, insomma. Però dai, le feste di Natale, i rinfreschi, tutto quello che purtroppo il 2020 ci ha tolto, ma che ci ridonerà ben presto il tempo, anche perché abbiamo la voglia di stare insieme. Io Ma oltre ricordo tu, anche, dimmi, dimmi. volevo ricordare anche due cose che sono state molto belle, sono state molto apprezzate dalla gente. Ad esempio, quando c'è stata la vendita delle arance solidali, se ti ricordi, e Sì, al centro affari, con la che banconota thailandese. qualcuno ci pagò con una banconota thailandese che sembrava 5 euro, invece in realtà valeva forse 10 centesimi. I È pannelli vero, è vero. espositivi giganti al centro affari, ti ricordi? Verissimo, verissimo. Ma veramente, ora che ripenso, abbiamo passato veramente tantissime cose insieme, le serate a organizzare. La scaletta, ti dico, la scaletta era sempre una tragedia incredibile perché ci sono troppe cose sempre da incastrare e tu veramente ci hai sostenuto tantissimo, veramente, sia tu che Carla. E Diciamo raccontami, ora tu che sei entrato in un'altra avventura, fai sempre parte dell'associazione, tu e Carla, quindi sempre condividete la nostra realtà certo. e tutti gli eventi che ci sono, però vorrei che tu ora parlassi un po' di te perché Marco ha veramente fatto un exploit grandissimo, è entrato nel settore musicale di cui lui ha una grandissima passione. Vorrei far sapere al nostro pubblico di cosa ti stai occupando ora. Sì, allora io sono partito, sono nato come giornalista nel 1998, ho fatto esperienze, tu sai bene, settimanali, quotidiani, mensili, TV, radio, in tutti i settori possibili. E in questi ultimi anni ho cercato di unire le mie due più grandi passioni, che sono la scrittura, io ho sempre scritto libri, ho scritto su tante riviste, ho fatto programmi radiofonici, quindi. Tu sai che sono tanti anni che mi occupo anche di Eh musica a sì. livello sia professionale che per passione. E ho avuto l'occasione di poter coniugare la scrittura e la musica perché attualmente scrivo per alcune riviste mensili che escono in edicola in tutta Italia, quindi distribuite in tutta Italia, proprio a tema musicale, e io faccio il critico musicale, dove faccio le recensioni dei dischi, dove faccio le retrospettive sui gruppi rock, hard rock, metal, progressive degli anni 70, 80 e 90. Magari ti faccio vedere qualche copertina di rivista, così. Sì, e ci dice anche il nome della rivista. Allora, sì. Allora, questa è una delle riviste in cui scrivo, che si trova in edicola, esce tutti i mesi. Alcune escono un mese sì, un mese no, però si alternano, per cui io sono sempre in edicola tutti i mesi. Questa si chiama Classics Metal. Una rivistona, per noi È è una un onore, un vanto. rivista musicale di quelle. Si trova in edicola normalmente, è una distribuzione nazionale. Viene venduta anche online per l'estero, per gli abbonamenti, non gli abbonamenti, per chi la volesse. Quindi questa è Classics Metal, io scrivo in questa attualmente. Poi scrivo anche su questa rivista che si chiama Razor, che è una rivista che tratta dei gruppi e la musica invece dei giorni nostri, quindi più moderna, più attuale, le novità, le cose più fresche, quindi che le cose che escono in questo periodo, in questi ultimi anni. Si chiama Razor, ve la faccio vedere. Anche questa esce in edicola. E poi scrivo su questa rivista che si chiama Classics, che tratta, vedete, le Zeppelin in copertina, tutto rock,
degli anni 70-80, quindi non so, di Purple, Led Zeppelin, Beatles, Soundgarden, Nirvana, ecco, tutti i gruppi, diciamo, degli anni 70-80-90, un po' più classica. Anche questa esce ogni 2 mesi, quindi io tutti i mesi sono in edicola perché queste due si alternano, quindi un mese questa, un mese quell'altra. Allora, uno immagina, no? Perché quando tu mi hai parlato di tutto questo mondo, il fatto che tu comunque contatti direttamente gli artisti, ho immaginato, no? Pensa al nostro centro polivalente delle arti, che oggi funziona perché noi abbiamo questa bellissima scuola di musica del maestro Massimo Landolordi, noi facciamo i corsi di mosaico, scultura, pittura, grafica. E portiamo avanti contemporaneamente tutta la parte sociale, no? Dedicata alle disabilità, magari lavori di pubblica utilità, messa alla prova, e tante realtà che si uniscono, che si incastrano, però il nostro centro polivalente, che nel progetto è una struttura reale, noi ovviamente ora la realizziamo nel sottochiesa, ma è una struttura reale in alluminio, in stecchi, con delle pareti movibili. Io ho immaginato che tu, Marco, ci potessi portare, che ne so, in conferenza oppure a fare uno spettacolo, uno di questi artisti prestigiosissimi, di fama internazionale, che magari contatti e dici: dobbiamo aiutare quest'opera d'arte ad andare avanti, perché è enorme solo dall'aspetto estetico, però Tu in realtà sai ha grandi difficoltà. se è possibile, e lo sai, che io Lo so, vabbè, lo ma poi farei e lo farò, ci proverò cerchiamo. sempre comunque. Anche a me piacerebbe vedere Davvero? anche grandi artisti suonare lì, musicali, ma anche magari grandi attori o grandi personaggi dello spettacolo che possano venire e pubblicamente testimoniare il loro apprezzamento. A parte che tu hai avuto dei personaggi grandi Sì, e grossi che è hanno vero, apprezzato tantissimi, sono venuti lì. Vorrei che magari dicessi tu, perché io tutti non me li è vero. ricordo. Allora, da noi è venuta la Sveva Sagramola, poi è venuta Folco Quilici, Miluzzi, Don Agnello Manganiello, poi, aspetta, un'altra scrittrice famosissima, tra l'altro, che ci fece fare un servizio su Famiglia Cristiana, e tu te lo ricordi il nome? Sai che ce l'ho sulla punta della Susanna lingua. Tamaro, Susanna Susanna Tamaro, Tamaro. vero, vero. Che accompagniamo a fare un giro per Arezzo, ti ricordi? E c'è stato qualche. Se, ti sei capovolta. Ah, mi sono capovolta. Ora sei capovolta. Perché mi hanno chiamata e io mi sono capovolta. Ora sei tutta sporca. Vediamo un attimo. Ora sono ritornata Ora sei dritta. ritornata dritta. Ok. Insomma, dai, sono venuti fior fiori di artisti, cabarettisti, attori, scrittori. Ma sai, noi eravamo all'inizio, io avevo realizzato i miei primi 240 metri quadri di mosaico. Poi in realtà c'è stato uno sviluppo in un secondo momento. E quindi cosa dire, Marco? Cosa dire? Ormai siamo un pezzo di questa storia, tutti e due, vero? Eh sì, siamo un Cioè pezzo di almeno. questa storia, che vuol dire due cose. Uno, che stiamo diventando grandi, diciamo così. Stiamo diventando grandi e uno, io amo sempre dire una frase che ho letto su un libro. Era in un testo di una canzone di un artista che diceva: avremo per sempre 18 anni. Noi avremo per sempre 18 anni. Di questo, nello spirito, sono convinto. È vero, l'entusiasmo è quello. Quindi, che dire, ora ci dobbiamo lasciare. Marco, io ti ringrazio, saluta Carla, ti do un abbraccio e niente, continueremo insieme questo lungo viaggio, perché ancora sarà lunghissimo. Sarà molto lungo, spero, e ricco di soddisfazioni. Io ringrazio te e spero che ci si ripotrà vedere presto, perché adesso con tutte le limitazioni che ci sono, anche il contatto umano è limitato e questa è una cosa che causa sofferenza, almeno personalmente mi causa sofferenza non poter vedere gli amici, i parenti più stretti, non poter muovermi poco, penso tutti colpisca questo. Però in Comunque qualche ce la modo faremo, eh? ritroveremo il sorriso, ritroveremo la gioia di abbracciarci, di stare vicini senza le mascherine.
Va bene, allora un abbraccio grande, un bacio, ci vediamo presto e ragazzi, a giovedì. Ciao. Ciao a tutti, Ciao. ciao ciao! Ciao ciao.